Ciao! Nome? Gianluca. Cognome? Sanna. Professione? Ti ricordi quando ero bambino cosa facevi? Certo. Cosa facevo con preschool? Ti mettevo a cavallo e ti davo la via. E cosa facevi? Le staffe come me le mettevi? Te le arrotolavo su per la sella. Guarda che stai lì dopo. Legava i piedi. Ah, ragazzi, vado a fare il collirio. Vi saluto. Statevi bene. Dagli solo ciao, Maria. Due. Scendi di qua, Mario! Mamma, ti metto i piedi! Prima lo stai scendo da sotto. Ciao, tu, te lo dico. Andiamo, via! Guarda che mi ascolta, ragazzi! Io sono cresciuto con le videocassette di mio babbo, anni 90, Risse, Corso in Provincia, eccetera. Era il mio eroe. Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Diciamo. Signori e signori, ed ecco il mio amico Gianluca Sanna. Lui è entrato dentro e lo vuole veramente fare. Lui rischiava la vita ogni minuto che si muoveva, ma non gli succedeva mai niente. Quindi lui azzardava in ogni cosa, specialmente quando poi formarono il gruppo dei Super Panic, che fecero cose indicibili. Dai, non hai registrato un cazzo! Ma mi vieni contro, porca puttana! Ma veniva contro, ma hai visto? No, guarda se ha registrato qualcosa! Era semplicemente un pasto scatenato. L'ho registrato, da! Oddio! Questa è sanata Luca dopo la caduta e guardate cosa gli è successo. Avete visto le sue lastre e da quello avete potuto capire le sue fratture. Ah, ricordo l'adolescenza come il periodo più bello della mia vita, sinceramente. Super Pani.
anni, che cosa voleva dire? Che già si spaccava un osso, cioè minimo, minimo, si faceva male, si rompeva la testa, cascava, sanguinava. One, two, three, no. La scena in cui ci tuffiamo nel laghetto tutti insieme segna la fine della nostra adolescenza, perché poi da lì nessuno è stato più lo stesso, tutti abbiamo preso strade diverse, abbiamo iniziato a lavorare, chi ha continuato a studiare, però niente è stato più lo stesso da quel giorno lì. Ah, nel 2014 in Inghilterra, cioè lavorativamente parlando, andava alla grande. And they're off and racing. The brown and turquoise colours of Astra Hall, right of that one's inside Dolphin Village, in very similar colours to those carried by. It's just being niggled along. Dolphin Village has got a nice little gap as they make their way now towards the final three furlongs of the contest, and inside them, and it's Phosphorescence who's out in front to have driven along now. Panika, who races in second. Here comes Silk Sar, has finally hit the front. She leads by a couple of lengths to Astra Hall, who's trying desperately hard to reel her in, but it's Silk Sari in the hands of Gianluca Sanna, who's going to win the opener. Silk Sari. Quando debuttò a Doncaster fu un'esperienza bellissima. Photograph that Gianluca Sanna will certainly want to keep, because he's just ridden his first winner and he's done it in stylish fashion. Well done. Thank you very much. Costi can't believe it. Talk me through the race, because she travelled very sweetly. She's done everything. She's done everything. I was only on. Herself. How old are you, by the way? I'm 19. I must say thank you to my boss. She gave me my first winner. I still can't believe it. Of course. And what about your background? Where are you from, Jimmy? I'm from Italy, and my father put me on a horse when I was 1 year old of age. And have you ridden in Italy? Only one race. Yeah. And yeah, I never stopped riding. And it's always been my dream. So hopefully a few more rides on the back of that. I hope so. Very popular winner, well done. Thank you very much. Chiamarono in America a correre e dovevo chiedere il permesso a Cumani, perché giustamente lavoravo per lui e quindi funzionava. Ricordo che mi diede il permesso, cioè sembrava di stare in un film, praticamente mi ritrovo in America, in California, e cioè sembrava uno di quei film che guardiamo da bambini, presente, che siamo cresciuti con quei film, almeno della mia generazione. Fantastico. Completamente trasportato dagli eventi, mi ritrovo al tondino con Sam Vasquez, che era l'allenatore di questo cavallo bianco arabo spettacolare, e mi ricordo che insomma entro dentro il tondino, gli do la mano e l'unica cosa che mi dice, mi guarda negli occhi e mi fa: please don't fall off, cioè non cadere, no? E vabbè, cioè alla fine non sono caduto per fortuna. Number 9, Sammy V, is owned by Sam Vasquez, trained by Ken Daniluk, with Gianluca Sanna. Sammy V, the heavy favorite, is in. Gianluca Sanna aboard. In the gate. And they're off.
Limitless out very quickly. TA Dance with the Star is flashing good speed. Sammy V is in between them, and Sammy V comes away with the lead. Just in behind them, My Caliber is racing in the fourth position at the rail. That's By Golly It's Hot now taking that spot. Another two back to LA Just a Flash. Can't Touch Maxine is racing in between horses. More than 15 lengths off the early tempo as they head into the far turn. My Vaz Is Hot is making some progress with the red cap on the inside of In Excess. And at the rail, Ayers is asked to pick it up from behind. It's all Sammy V once again putting on quite a display. He's opened up 10 coming to the quarter pole. TA Dance with the Star is in second. The others have plenty of work to do. It's Sammy V by 12 lengths at the top of the stretch. Ayers is trying to mount a bid from well out of it along with Limitless. They are battling for minor awards once again. Sammy V in a league of his own by double digits. My Vaz Is Hot is in behind a wall of horses. In Excess is the gray on the outside. They're battling with Ayers and Limitless. 16th pole, Sammy V. What a monster he is. Sammy V crushes by a block. Second will... Number 9, Sammy V. Weighed on by Sam Vasquez, trained by Ken Daniluk and ridden by Gianluca Senna. San, congratulations. It was, everybody thought that you will win. It, I think it's an easy victory. Tell me exactly how was the race and what was the trainer telling you to do in this race? Yeah, first of all, I must thank you to Sam and Abdullahi to give me the opportunity to ride this horse, and to Susanna and everybody who gave me the opportunity to come here. And I loved the atmosphere. The horse, he just did everything, you know. Before the race, Sam only said, you know, can you stay on air? Yeah, so you will win. So I said, I'm better win. Congratulations. Thank you very much. So that was the only thing you told them, just stay in front and you will win. No, I told him to stay on the horse. I said, just stay on the horse and the horse will do it by himself. Just stay with him and he'll get you there. And that... dopo la vittoria c'è stata la premiazione, niente varie. E niente, finito tutto, mi allungano $2,000 in contanti. Poi sono rientrato in Inghilterra e prima di accorgermi che non ero in un film, Umani mi dice, guarda che nel weekend corri per lo Shinko o Main, e così, e quindi vado, corro, vinco di nuovo, quindi ho vinto due corse grosse nel giro di, cioè due corse importanti nel giro di una settimana. Joys of spring and Gianluca Senna completes the line, they're in the gate, and they're off. Boy, who craves the early lead and gets it now by a neck. Passes towards the rear of the field together with Xanthos as they race now on inside the final 3.5 furlongs. A new leader, Joys of Spring and Gianluca Senna now strike and go for home. To the inside, Mayfield Boy towards the outside, selling all the time, tries to come on. On the far right, top of the glass is now creeping into contention for Megan Carberry, but still going very well in front. Is the filly Joys of Spring inside the final quarter mile now. It is Joys of Spring who goes for home and quickly asserts clear by 3 lengths. Mayfield Boy and on the inside, top of the glass, down the outside, trying to pick up his Spice Up Your Life, but they're deep inside the final furlong. Joys of Spring is out in front, still leads by 2.5 lengths to top of the glass. Back in second, Spice Up Your Life is in third, but pushed out hands and heels. It is Joys of Spring who wins. In second came top of the glass, and back in third place with Spice Up Your Life, it was tight. Però quello che non si vedeva da fuori era il fatto che comunque avevo solo 19 anni, ma già mi toccava mangiare una volta al giorno per rimanere nel peso, mi stavo alzando, e quindi
fatto comunque di non mangiare a lungo andare aveva un effetto negativo sulla mia stabilità mentale, diciamo, devo uscire più. Quindi ero sempre molto nervoso e non ero mai al 100%. È iniziata una situazione particolare in cui il lavoro andava alla grande e la vita personale era pari a zero, cioè faceva schifo. Avevo sempre montato abbastanza bene e visti i contesti mi ero sempre piazzato nei primi tre. Ho perso per la prima volta una corsa che invece dovevo vincere, e ai tempi le strategie delle corse le studiavamo insieme con Kumani, però lui mi lasciava molta carta bianca alla fine. Partiamo. E dopo 50 metri di corsa ero già stanco perché già non mangiavo e era una vita un po' del cazzo, cioè quando non mangi le energie non le hai. Litigai all'inizio della corsa con la cavalla perché volevo mettere la coperta per poi venire fuori alla fine. Così ho fatto, però nell'arrivo ravvicinato eravamo tre cavalli e sono arrivato terzo. And we're set and we're racing over a mile. Showing early speed through the first furlong is Burradima for Liam Jones in the green colours. Don't having been slow to the stalls, he's pulling hard towards the near side for Shelley Burkett in the white and orange, and also one that's being attempted to be restrained in behind, just tucked in by Gianluca Sanna, and he's done that safely enough. And Joys of Spring was prominently ridden by Gianluca Sanna when winning at York. Today she's held up for a late run. They're shaken up on the near side, Halla Halla, and Joys of Spring will now be produced out towards the centre of the course, now being ridden along by Sanna, and is trying to get on terms, still got a length or so to make up on the three principals. Near side rail, it's Halla Halla getting the better of Don't Burradima. Here's Joys of Spring out in the centre of the course. Not a great deal between the three leaders as they race inside the last half furlong, but Halla Halla's got the near side rail. Out in the centre of the course is Joys of Spring, but between the pair, Burradima is rallying bravely and may just have got it. Cioè che alla fine comunque erano le mie prime monte, ci stava l'errore e tutto quanto, però per me ero poco lucido, quindi l'ho presi proprio malissimo. Mi ricordo che Manni mi chiamò nell'ufficio la sera stessa e me ne disse di tutti i colori, così. Dopo la discussione in ufficio ho preso io la decisione di tornare a casa perché psicologicamente non ce la facevo più. La sera stessa prenotai il primo biglietto per tornare a casa e tornai a casa, cioè non sapevo assolutamente cosa stavo facendo, però alla fine 19 anni chi può dire di sapere quello che fa? L'unica cosa che sapevo è che a quel punto lì volevo solo divertirmi. You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say I could add a world up, be with any good. Something about your style makes me wanna man up. You should feel our pups, catch a flick and do some stuff. At least the one that stands, but with you that's not enough. I don't wanna front, I just wanna see ya. Please give me a sign, yeah. Please give me a sign if you wanna come. Please give me a sign, yeah. I don't wanna front, I just wanna see you. Please give me a sign if you wanna come. You presenting games, I don't wanna play. I've been on my grind, I just wanna lay down with you. Spark a doobie, hit the town with you. Life is complicated, but I found in you something simple, I can wrap my head around it. Be my lady, cause you keep on grounded. You see all the women in my DMs, it's astounding. You ain't gotta worry about a thing, you got me grounded. Yeah, I say any truth that I wanna say. Let's appreciate our youth like it's our final days. I'm the rarest in the deck, call me ace of spades. Life is anything you choose, and I would choose you, baby. I don't wanna front, I just
just wanna see you. Sicuramente un po' troppa libertà e un po' troppo divertimento non sono andate a finire bene, insomma. Just give me a sign if you wanna go. Just give me a sign. I don't wanna front, I just wanna see you. Just give me a sign if you wanna go. I just wanna see you. Please give me a sign if you wanna come through. Through, through. Oh yeah. Adesso nel presente vedo un Gianluca molto più maturo, cercando di trovare la sua strada, e glielo auguro che lo trovi qualsiasi sia, basta che lui sia felice. Da bambino sognavo di vincere una corsa davanti a migliaia di persone e l'ho fatto. Da ragazzo sognavo l'America e ho fatto anche quello. Ora il sogno di adesso è quello di montare il Palio di Siena e sarebbe bello se Siena mi desse l'opportunità di farlo. Sarebbe un altro sogno che diventa realtà. Negli ultimi 2 anni ho comprato questi 2 cavalli, mi alleno, faccio il fantino, proprietario, allenatore. Sinceramente non mi sento di dover dimostrare niente. C'è, se non a me stesso. Senti, allora, il debutto che cosa hai provato? Diciamo che l'ho fatto tutto in apnea, perché essendo la prima volta, diciamo che si monta a cavallo, almeno noi che facciamo infantini si monta a cavallo per arrivare a giornate come questo, e se si potesse fare tutti i giorni penso che lo faremo tutti i giorni. Bene, allora avremo modo poi comunque di riparlare con te anche nei prossimi giorni. Bene. In bocca al lupo per tutto, Camillo, a te la linea.